sono parte del Dipartimento di Studi Umanistici del Patrimonio Culturale dell'Università di Udine e il Dipartimento ha proprio nei suoi progetti ha al centro le Digital Humanities. Il Dipartimento ha avuto l'onore di essere nominato Dipartimento di Eccellenza e quindi è un Dipartimento che ha avuto anche dei fondi che verranno appunto utilizzati per incrementare il settore delle Digital Humanities nell'ambito dei prossimi anni. In questo senso il convegno, il workshop che è stato organizzato oggi ha una sua importanza estrema, io credo, anche per il nostro Dipartimento e per i suoi orientamenti. Potersi misurare con il dibattito internazionale per quanto riguarda la comunicazione, e per quanto riguarda la diffusione delle conoscenze, questa partecipazione è certamente un fatto importante che può darci nuovi spunti e può anche stimolare nuovi progetti che certamente trovano anche nel nostro Dipartimento comunque un terreno molto fertile. Già tra il 2007 e il 2010 il Dipartimento ha diretto un progetto che riguardava, quasi precorrendo un po' i tempi, che riguardava proprio la digitalizzazione del patrimonio culturale in collaborazione anche ovviamente con gli enti regionali e finanziato dagli enti, dalla regione, un progetto che prevedeva sia la raccolta di informazioni da parte dai databases che esistono in regione, sia la loro diffusione tramite quelli che allora venivano chiamati palmari e che ora abbiamo tutti, che sono i nostri telefoni cellulari, i nostri smartphone, sia tramite la comunicazione via 3D, la possibilità appunto di navigare in spazi tridimensionali, in spazi virtuali e di ricavare informazioni da questi spazi, sia anche in maniera che allora era veramente proprio pionieristica, sia anche la condivisione tramite quello che allora veniva chiamato il web 2.0, che era allora proprio ai suoi inizi. Era un sistema integrato appunto di fruizione del patrimonio culturale, del patrimonio artistico, che purtroppo non ha avuto poi seguito, ma che non ha avuto poi un'applicazione sua pratica, ma che certamente si pone come un nucleo di conoscenze, un nucleo di esperienze, un nucleo di competenze che il Dipartimento ovviamente è sempre stato disponibile a proporre anche agli enti pubblici o a chi fosse interessato a una promozione anche turistica del patrimonio artistico e del patrimonio culturale.